Nella lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi: Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono innato a tutto e per tutto, la sazietà, la fame, all'abbondanza, l'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene tuttavia a prendere parte alle mie tribolazioni. E mio Dio a sua volta colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato, eccoci giunti a domenica 15 ottobre 2023. Oggi ricordiamo e festeggiamo Santa Teresa di Gesù, Vergine, dottore della Chiesa. Rimando a quanto già ho predicato negli anni scorsi sulla figura di Santa Teresa, e quindi rimando un po' a queste meditazioni perché vorrei andare avanti e concludere questo percorso ampio che abbiamo intrapreso sullo scritto Sequela di Bonhoeffer. Chiedo però a tutti un ricordo e una preghiera per tutti i carmelitani, le carmelitane scalze, in questo giorno così importante per noi. Abbiamo ascoltato la seconda lettura della Santa Messa di oggi, tratta dal capitolo quarto della lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi, dai versetti 12 in poi. Ecco, veramente possiamo dire che tutto posso in colui che mi dà la forza è la sintesi, mi viene da dire, dell'esperienza umana e spirituale di Santa Teresa di Gesù. Ha potuto veramente tutto in colui che le ha dato la forza. Per quanto riguarda il testo della sequela, oggi iniziamo un nuovo paragrafo intitolato Il nascondimento delle ascesi devote. Bonhoeffer cita e poi commenterà Matteo capitolo 6, versetti 16-18, questo testo del Vangelo di San Matteo. Quando poi digiunate, non prendete un'arena accidita come gli ipocriti, i quali sfigurano la loro faccia per mostrare alla gente che digiunano. In verità vi dico che questa è già la loro ricompensa. Ma tu, quando digiuni, profumati con olio il capo e lavati la faccia per non mostrare agli uomini che digiuni, ma al Padre tuo che è nascosto, e il Padre tuo che vede nel nascondimento te ne darà pubblicamente la ricompensa. Scrive Gesù, presuppone come ovvio il mantenimento da parte dei discepoli dell'ascesi devota del digiuno. Alla vita dei seguaci appartiene la rigorosa ascesi della continenza. Tali pratiche ascetiche hanno l'unico scopo di rendere più pronti e più lieti coloro che sono nella sequela nell'intraprendere il cammino loro comandato e l'opera loro prescritta. Si impone una disciplina e una volontà egocentrica e pigra che non vuole lasciarsi indurre al servizio, la carne viene mortificata e castigata. Allora, Bonhoeffer ci dice che Gesù dà per ovvio che per chi è discepolo ci sia questa ascesi devota del digiuno. Oggi, grazie al cielo, tante persone di buona volontà vivono ancora questo momento dell'ascesi, perché possiamo dire che l'ascesi conosce, diciamo, varie sfumature, come se fossero varie manifestazioni nelle quali appunto il Signore ci invita, come dire, a farle nostre, a viverle. Il digiuno è una di questi aspetti dell'ascesi, no?
Askesis in greco, già ve l'ho detto tante volte, vuol dire allenamento. E Gesù dà per dato che ci sia questa forma di askesis, che è quella del digiuno. Ecco, qui teniamo ben presente che quando parliamo di digiuno, poi è vero che noi spesso volte diciamo sì, però non esiste solo il digiuno del cibo. Esiste il digiuno della televisione, il digiuno delle parole, il digiuno, ok. Però, e anche a me è capitato più di una volta di parlarvi del digiuno sotto questi altri aspetti. Riflettendo ultimamente mi sono reso conto che questo modo di intendere e quindi di parlare è improprio. Non è che sia sbagliato, però è improprio. E noi dobbiamo sempre cercare ciò che è più proprio, ciò che maggiormente corrisponde alla realtà, dei fatti, alla realtà delle parole, alla realtà, degli insegnamenti, alla realtà. Quindi, quando noi parliamo di digiuno, quando qui si parla di digiuno, si parla di digiuno del cibo, dell'acqua, quindi non della televisione. Quindi, credo che dobbiamo capire meglio questo tema dell'ascesi. Come poi adesso lui spiegherà anche, insomma, in tutto il testo che adesso affronteremo lo spiegherà molto bene. Però ecco, ripeto, il digiuno è un aspetto dell'ascesi. Per esempio, il decidere di non so, non vedere la televisione, forse è meglio chiamarlo di più come una penitenza, come una disciplina, ecco, un disciplinarsi. Un fare penitenza per disciplinarsi, un disciplinarsi che comporta una penitenza per chi è molto legato alla televisione, no? Per esempio, proprio oggi, qualcuno mi faceva degli esempi di questa possibilità dell'ascesi intesa nella sua forma della penitenza, della disciplina. Non so, il decidere alla sera, faccio un esempio, no? Di non guardare i social, non mettersi a guardare video su YouTube, film e quant'altro, per dedicarsi maggiormente al termine della giornata, al silenzio, alla preghiera, al raccoglimento prima di andare a dormire, all'esame di coscienza, per esempio. Oppure qualcun altro, ad esempio, tempo fa mi diceva: ma guardi padre, io avevo l'abitudine di in macchina ascoltare la radio, però poi così ho fatto una scelta e al posto di ascoltare la radio, nei miei tragitti in macchina, dico il saltero di Gesù di Maria. Queste sono scelte forti, sono penitenze, perché è chiaro che se uno ascolta la radio perché gli piace, no? Ascolta la musica, ascolta le notizie, insomma, questa è una penitenza forte. Fare un viaggio in macchina per il lavoro e decidere di dedicare quel tempo al posto che allo svago lecito, alla preghiera. Questa è una penitenza che però è anche una disciplina, è un disciplinarsi, perché poi dopo appunto lui mi diceva, ecco, facendo questo ho notato questo cambiamento, questo miglioramento, ecco, sono degli esempi, no? Quindi anch'io quando vi ho parlato del digiuno, ad esempio, delle parole, della televisione, ecco, ripeto, sono stato improprio nella mia espressione, nella mia concettualizzazione anche. Ed è bene quindi riportare
i termini al loro vero significato. Qui stiamo parlando del digiuno del cibo e del digiuno del bere, quindi nel campo dell'alimentazione. E allora appunto lui dice una rigorosa ascesi della continenza. Ecco, vedete, anche la continenza ci sta col mangiare, ma non solo. Ad esempio, in questo caso la continenza sta con il mangiare, quindi mangiare in modo contenuto, senza esagerare, però sta anche con tante altre cose, no? Ho un momento di svago, di divertimento, in modo contenuto, devo parlare, lo faccio in modo contenuto, e via di seguito. La continenza, no? Oggi, diciamo, in questa riflessione che faremo, ascolteremo dei termini che forse o per qualcuno sono nuovi, o poco sconosciuti, o poco ascoltati, oppure qualcun altro sono conosciuti, ma magari non con così ben distinzione tra l'uno e l'altro. Qual è lo scopo di tutte le pratiche ascetiche? Quindi ad esempio del digiuno, piuttosto che la continenza, la disciplina, la penitenza, ecco, qual è lo scopo? Perché non sono mai fine a se stesse, no? Il digiuno non è mai fine a se stesso. Nessuna pratica ascetica è fine a se stesso, come l'allenamento non è fine a se stesso. Non è che mi alleno per allenarmi, mi alleno sempre con uno scopo: migliorare il mio tono muscolare, migliorare la mia attività cardiaca, perdere peso, aumentare la massa magra, essere più tonico, essere più elastico, insomma, c'è uno scopo. Non è che uno va a allenarsi per allenarsi, no, c'è uno scopo. È così in tutto, anche nella vita spirituale. Perché mangio? Perché mi devo nutrire, non è che mangio per mangiare, se no nascono i problemi poi lì. Quindi c'è uno scopo, quale? Rendere più pronti e più lieti, pronti e lieti, coloro che sono nella sequela, i discepoli, grazie all'ascesi, alle pratiche ascetiche, sono portati a essere resi più pronti e più lieti. Queste pratiche ascetiche che cosa vanno a correggere, a educare? La volontà egocentrica e pigra. Le pratiche ascetiche servono proprio per educare la volontà. La volontà che purtroppo, dopo il peccato originale, tende con facilità a mettere l'io al centro e quindi a non guardare l'altro, il servizio all'altro, e a impigrirsi, che è una forma, in un certo senso, è un chiudersi su se stessi, è una come dire, è il non percepire la necessaria utilità della mia presenza nella realtà che abito, no? E quindi questa volontà egocentrica e pigra non si vuole lasciare condurre, indurre al servizio. Chi è egocentrico, chi è pigro, non serve, proprio non ce l'ha dentro il servizio. Ecco, se stiamo nell'ambiente della mensa, del cibo, è uno che vede che c'è da preparare la tavola, c'è da mettere i piatti, c'è da cucinare, c'è da lavare le pentole, c'è da servire, c'è da ritirare, non lo fa, sta seduto. Non si pone neanche il problema. È pigro, si fa servire e quindi si concentra solo su se stesso. E questa disciplina serve anche per mortificare e castigare la carne. La carne, che vuol dire tutto ciò che in noi si oppone a una vera maturazione umana e spirituale. La carne è intesa come quella parte segnata,
dalla ferita del peccato originale. E che quindi va, vedremo bene in che senso e perché, va quindi mortificata e castigata. Cioè va a tal punto rieducata costantemente e progressivamente che questa, come dire, resistenza, inerzia alla maturazione umana e spirituale dell'uomo deve essere mortificata, cioè deve fare un'esperienza di morte, di rinuncia il più possibile radicale a se stessa. Vedersi castigata vuol dire è vedersi messa all'angolo, vuol dire vedersi taciuta. Nell'ascesi, abbiamo letto, andiamo avanti. Nell'ascesi della continenza risulta chiaramente l'estraniamento della mia vita cristiana nei confronti del mondo. Ecco, vedete? Quando io vivo la continenza, l'ascesi nella sua forma della continenza, come vi ho detto prima, si può applicare a tanti campi, questa continenza, è evidente che c'è un estraneamento, un chiamarmi fuori, un essere estraneo, un non condividere, cioè nel senso proprio di dividere con la mia vita cristiana con il mondo inteso, abbiamo già detto, in senso giovanneo, no? Come ciò che si oppone a Cristo, al messaggio del Vangelo, allo Spirito. Quindi nel momento in cui io vivo questa continenza, io sto affermando e sto vivendo un'estraneità, un chiamarmi fuori, un dire no, io vivo per altro, io cerco altro e quindi vivo la continenza. Scrive, una vita del tutto priva di esercizio ascetico, quindi se nessuna forma delle pratiche ascetiche è presente nella mia vita, nessuna, io credo proprio di no, per voi no, non tutti faremo tutto, però chi più una forma, chi più un'altra, sicuramente vivrete queste pratiche ascetiche. Ecco, lui dice, però attenzione, che è una vita che è del tutto priva di esercizio ascetico, cioè che nessuna pratica ascetica conosce, cioè né la penitenza, né la disciplina, né la continenza, né il digiuno, ecco, e quindi che si concede tutti i desideri della carne, cioè nel momento in cui mi viene un desiderio, io lo devo soddisfare istantaneamente, nei limiti in cui sono permessi secondo la justitia civilis, quindi certo, voglio dire, non il desiderio di far del male a un'altra persona, no, o compiere un reato, ma i desideri che sono dentro la giustizia civile e che vengono dalla carne, ecco, nel momento in cui io mi concedo tutti questi desideri, senza nessuna opposizione, rieducazione ascetica, dice, difficilmente è disponibile al servizio di Cristo. Quindi voi notate che c'è un legame abbastanza, no, non abbastanza, un legame significativo, stretto, tra queste pratiche dell'ascetica e il servizio di Cristo. C'è proprio un legame indissolubile. E sentite questa frase: la carne, come l'abbiamo già descritta, soddisfatta, non prega volentieri e non si dedica a un servizio che chiede rinuncia. Questo è verissimo, credo che sia l'esperienza di tutti noi.
quando noi viviamo una pratica ascetica o più pratiche ascetiche e quindi non diamo soddisfazione alla carne sotto diversi aspetti, noi vediamo che siamo più portati a pregare volentieri. Cioè, ci viene proprio voglia di pregare, siamo come maggiormente raccolti, siamo come, quasi mi verrebbe da dire, sentiamo come una naturalezza che ci porta gioiosamente a pregare. Diversamente, quando invece soddisfiamo la carne, c'è una svogliatezza nella preghiera, non si va a pregare volentieri. Si prega volentieri e si prega bene, con lo stomaco a digiuno o che ha vissuto la continenza, che ha mangiato ma in modo contenuto. Quando abbiamo esagerato, non riusciamo a pregare. Non riusciremmo mai a metterci a pregare. Tra un po' è Natale. Segnatevi per il giorno di Natale nel vostro calendario di dire, ecco, dopo il pranzo di Natale o dopo la cena di Natale, che probabilmente è la cosa meno necessaria di tutto l'anno, la cena di Natale, provate a mettervi a fare un'ora di adorazione eucaristica. Non riuscite, non si riesce, ma non ti viene proprio. Per cui, vedete, uno dice, no, facciamo così, facciamo tutto prima, facciamo la preghiera prima, il rosario prima, l'adorazione eucaristica prima, tutto prima, così dopo mi posso dare soddisfazione sfrenata al piacere della carne, in questo caso nella sregolatezza e nella incontinenza del mangiare. A quel punto si pone una domanda: ma cosa è servita tutta quella preghiera precedente? Cioè, è stata fatta quindi per assolvere a un compito, non per educare una persona, non per formarla, non per darle uno stile, ma solo per dire l'ho fatto, no? Come l'alunno che dice io ho fatto tutti i compiti, adesso sono libero. Ma lo scopo non è fare tutti i compiti, lo scopo è imparare un metodo e un contenuto, lo scopo è esercitarsi, applicarsi. E quindi allora uno dovrebbe prepararsi a Natale dicendo, bene, cosa vuol dire per me fare Natale? Già, ve l'ho detto ogni anno, ve lo dico. Ecco, vuol dire certo fare festa, ci mancherebbe, il giorno di Natale non è il giorno del digiuno, ci mancherebbe. Vuol dire certo fare festa, vuol dire anche fare una festa più importante, più bella, no? Di tutti gli altri giorni dell'anno, verissimo, però sempre contraddistinta in modo cristiano dalla continenza. Fare senza strafare, gioire senza cadere nell'eccitazione, nella sregolatezza, nella scompostezza. Non serve, non serve. E quindi se io soddisfo la mia carne, non prego volentieri, certo, e non mi dedico a nessun servizio che richiede una rinuncia. Cioè non sono capace di fare qualcosa per cui devo rinunciare a me stesso. Non posso e non voglio, perché mi sono abituato a soddisfarmi. Capite? Delle due una, o mi soddisfo o rinuncio. Se io mi sto entrando nella logica del soddisfarmi, non potrò fare nulla che mi porti a rinunciare a niente. Devo solo, unicamente soddisfarmi in tutto. Il rischio qual è? È che la soddisfazione non ha un fondo, capite? Non è che ci arriva il momento in cui posso dire sono soddisfatto.
Ecco perché si perde la continenza e si esagera in tutto. Perché non sono mai soddisfatto del gusto, non sono mai soddisfatto del piacere, non sono mai soddisfatto del bere, non sono mai soddisfatto. Non c'è un momento in cui entro in uno stato di soddisfazione e quindi esagero esagerando. Capite? E quindi lui dice, la vita dei discepoli ha bisogno pertanto di una rigida disciplina esterna. Non solo interna, ma anche esterna. Si deve vedere esternamente, vedere nel senso che deve essere reale, che c'è questa disciplina. È fondamentale, deve essere rigida. Rigida, voi non avete paura di usare questa parola. Neanche noi abbiamo paura di usare questa parola, nessuno deve avere paura di usare questa parola. Voi immaginate un bastone non rigido, immaginatevi le colonne di un ponte non rigide, cosa succede? Vi immaginate, non lo so, i muri che non sono rigidi, cade tutto, no? Serve una disciplina rigida, rigida vuol dire così ho deciso. Così ho pensato, così ho meditato, pregato, così faccio. Senza se e senza ma, senza eccezioni. Lo faccio bene e lo faccio fino in fondo. Non posso non pensare a questo vizio molto brutto e molto dannoso per sé e per gli altri, del fumo. Se uno che fuma dicesse, ma io non so che penitenza fare, che pratica ascetica fare, ecco, io gli direi, guarda, comincia da lì. Comincia dal fumare. Mi ricordo quando andavo in carcere, i detenuti, non dico tutti, ma quasi, moltissimi fumano e fumano tantissimo. I pacchetti di sigarette in carcere valgono più di lingotti d'oro. E io mi ricordo che con chi iniziava un certo cammino, io dicevo, guarda, è giunto il momento che cominci a riflettere sulla necessità di fare questo passo ascetico, rinunciare al fumo. E loro dicevano, ma padre, questo è un passo proprio grosso, perché... Infatti dicevo, sì, infatti perché? Perché tu hai quel pezzo di carta con dentro un po' di erbetta, di tabacco, no? Che brucia, tu dai un significato che lei non ha. Tu le attribuisci un potere che non ha. E quindi noi fumiamo per rilassarci, noi fumiamo per distrarci, noi fumiamo per occupare quel tempo, noi fumiamo in pausa dal lavoro per andare a bere il caffè, poi fumiamo, esco a fumare una sigaretta e via di seguito. Ma tutti ormai sanno che il fumo reca un danno importante alla salute. Non c'è nessun dottore, nessuno. Non esiste un medico che dica fumare fa bene. Addirittura è scritto sui pacchetti delle sigarette che il fumo uccide. Ce lo scrivono. E noi incuranti compiamo costantemente questo attentato alla nostra vita, che è un dono di Dio, e alla vita degli altri, perché il fumo passivo fa più male di quello attivo, così dicono. Pensate a quei posti dove ci sono i bambini che devono respirare il fumo, magari dei genitori, il fumo passivo dei genitori. Non so che penitenza fare, cominciamo da qui. Cominciamo da questo, da non dare a quella sigaretta il potere che ha e il potere che non ha e il senso che non ha. È un qualcosa che brucia. Come può qualcosa che brucia darmi su, a parte il costo, a parte l'incidenza economica incredibile,
costano tantissimo, ma come può darmi quello che io sto cercando? Non me lo dà. Infatti ne fumo una e poi ne devo fumare un'altra, e poi un'altra ancora, e poi un'altra ancora, e poi un'altra ancora. Vedete? La carne non è mai soddisfatta. E io continuo dentro a ricadere in questo vizio terribile. San Giovanni della Croce diceva che non importa ciò che tiene l'uccellino legato alla terra, se è una catena o un filo di nylon, ciò che conta è che è legato. Quindi non importa se quel vizio, quel peccato è una cosa enorme oppure piccola, ciò che conta è che è legato. Il fumo poi non è una cosa proprio così piccola, perché come ho detto fa male, fa molto male. E soprattutto cerco lì ciò che dovrei cercare altrove. Per esempio, invece di fumare, dopo sapete, ci sono quelli che, va bene, non fumo più, allora comincio a mangiare le gomme da masticare fino ad usurarmi i denti, no? Ecco, no, neanche. O come quelli che dicono, ah sì, giusto, drogarsi è sbagliato, quindi divento alcolizzato. No, cioè, non è che drogarmi fa male, quindi scambio l'eroina con l'alcol. Capite? Non funziona così. Non scambio, ho smesso di fumare, sono aumentato di 10 kg, appunto, perché hai scambiato la sigaretta con il cibo. No, cioè, non si fa in questa linea. La linea è che senso io sto dando a quello strumento, che sia il cibo, che sia il fumo, che sia qualunque cosa. Che senso sto dando, che senso sto caricando su quella realtà? Ma quella realtà è capace di darmi quello che io cerco, è capace di portare quel senso, cioè è capace di ridarmi quel senso che io le sto chiedendo? No, non è capace. E infatti non acquisto quel senso, non lo ricevo. Allora devo dire, beh, allora non mi serve, oltre che farmi male, non mi serve. Devo cercare quel senso dove lo trovo. Quindi dovremmo abbandonarlo. Allora arrivano poi qualcuno che dice, beh, allora facciamo così, io fumo 60 sigarette al giorno, allora adesso comincio a scalarne una alla settimana. No, no, guardate, non funziona così. Quando un dottore deve amputare un arto, non fa un taglietto ogni 3 giorni. Capite? Prende la sega e lo taglia, punto. Non si può star lì a girare. Devo amputare un arto, lo taglio, fine. No, ma no, allora, o lo taglio o non lo taglio. Se lo taglio, lo taglio, e lo taglio subito e bene, se no niente. Quindi, quando taglio un ramo, non ci impiego 2 settimane per tagliarlo, lo taglio, adesso. Hai capito che? Hai compreso che? Dio ti ha fatto la grazia di capire che quello è un vizio e ti devi liberare. Basta, prendi e butta, fine. Ma ce la farò, certo che ce la farai, certo che ce la farai, ma la dipendenza è una questione di testa, è una questione della mia testa. Chiedi aiuto a Gesù, invece di attaccarti al pacchetto delle sigarette o qualsiasi altra cosa, attaccati alla corona del rosario, attaccati alla parola di Dio, invoca la Vergine Maria, lo Spirito Santo, vai da Gesù, Eucaristia. Guardate che veramente il Signore sa fare miracoli, in questo senso. Io in carcere, ma non solo in carcere, ho visto tantissime persone fare questo salto incredibile e dire ce l'ho fatta, certo che ce l'hai fatta. Io non avevo dubbi che tu ce la potessi fare. Hai voluto farlo, ma non è volontarismo, Hai voluto farlo, sì. Hai cercato chi ti poteva aiutare, sì. Chi? Gesù. Esatto. Lui sì che ti dà il senso. L'hai chiamato in aiuto? Sì. E questi magari arrivano dopo una settimana e mi dicevano, padre, ma sai che adesso mi dà fastidio sentire l'odore del fumo? Certo, non dirlo a me. Adesso non posso più sopportare chi fuma, ma prima fumavo 50 sigarette al giorno, adesso non riesco neanche più a stare vicino a uno che fuma e dico a mio compagno in cielo di non fumare. Visto? Hai visto? Adesso hai scoperto il vero volto di quel vizio. E hai capito che ti teneva schiavo e ti illudeva di darti qualcosa che non ti dà. Ecco perché serve una rigida disciplina, come dice Bonhoeffer.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica, la Vergine ci protegga. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.